prima di Norris, Van Damme, Seagal, c'era un unico maestro, Bruce Lee. Alto solo 1,68 m, pesante appena 70 kg. Eppure tra gli uomini era un gigante, una leggenda vivente. Famoso in tutto il mondo come il più grande maestro di arti marziali del XX secolo. Sono passati più di 20 anni dalla sua tragica morte, ma ci ha lasciato un'eredità che ha mutato per sempre il mondo delle arti marziali e del cinema d'azione. C'è stata una cerimonia a Hong Kong la settimana scorsa. 12.000 persone, di cui molti adolescenti in lacrime, premevano sui cordoni della polizia. La cerimonia di oggi è stata molto più tranquilla. Gli ospiti erano ammessi solo per invito e ne sono stati distribuiti solo 200. Alcuni fan si sono presentati all'entrata, ma sono stati gentilmente allontanati e hanno atteso in piccoli gruppi a un isolato di distanza. Gli invitati erano membri delle comunità cinesi di Seattle e Hollywood, entrambi ambienti familiari a Lee. A guidare il gruppo hollywoodiano erano Steve McQueen e James Coburn. Lee aveva insegnato loro il suo originale stile di combattimento nella sua scuola di Los Angeles. Grazie. La pace sia con te. Arrivederci. Ma al di là del mito, delle voci, dei titoli di giornale, qual è la vera storia di Bruce Lee? Quali misteriose circostanze troncarono la vita di questa 32enne superstar internazionale? C'è una possibile relazione tra la morte di Bruce Lee e la sconvolgente morte di suo figlio Brandon circa 20 anni dopo? Bruce Lee è idolatrato in tutto il mondo. I suoi film vengono tuttora proiettati da Parigi ad Atene, da Città del Messico a Buenos Aires. È venerato nei templi Shaolin. Una tribù della Malesia lo adora e lo crede ancora vivo. Bruce aveva più di una personalità. Io conobbi la sua immagine pubblica, quella di artista di arti marziali, in sintonia con tutto ciò che riguardava la sua arte e gli sforzi che gli richiedeva. Pronto a sacrificarsi per questo. Ma aveva anche un'altra personalità. Quella di clown. Il suo nome d'arte era Lee. Lee Su Long, che significa piccolo drago. E mi creda, durante la sua breve vita, Bruce era l'incarnazione del suo nome. Con tutto ciò che implicava, cioè la drammaticità e la mitologia e la scintilla che accompagnano qualcosa di simile ad un drago. Combatteva le scene di lotta nel miglior stile dell'arte marziale. Credo che nessuno abbia mai avuto la grazia che aveva lui. Bruce aveva una grazia straordinaria. Scrivo critica cinematografica da più di 20 anni. Ho visto centinaia, migliaia di film. Ma ciò che faceva spiccare nettamente i film di Bruce Lee era Bruce Lee. Lui saltava fuori dallo schermo. Al cinema, lui era proprio lì, dritto di fronte a te. E sono assai pochi gli attori in grado di riuscirci. Aveva una sincerità ed un'intensità talmente incredibili che i bambini saltavano sulle poltroncine urlando. Le donne svenivano, gli uomini si eccitavano, poiché era un eroe d'azione nel quale potevano identificarsi.
Il suo corpo, a toccarlo, era come un pezzo di mogano. Era solido, non cedeva di un millimetro, in nessun punto. Era d'acciaio. Io vedevo Bruce come un monaco taoista rinnegato. Lui non aveva nessuna intenzione di essere un seguace tradizionale, ma era preso dalla spiritualità. Credeva seriamente nel bene e nel male. Ed era molto influenzato dal taoismo. Ma non lo si poteva ingabbiare in una categoria. Lui era superiore. La prima, l'ultima volta che l'ho visto, era in un corpo di 23 anni, con una pelle vellutata, risplendente. Era così. Ogni muscolo era in condizioni perfette, cioè sembrava potesse saltare 6 metri per aria, appoggiarsi al muro e tornare giù. Era così completo, era al massimo delle sue condizioni fisiche. Era davvero ciò che diceva di essere, era un maestro delle arti marziali e per lui le arti marziali erano una religione. Intenso, direi, è la prima parola che viene in mente. Cioè, Bruce aveva la concentrazione. Riusciva a concentrarsi su qualunque cosa stesse facendo meglio di chiunque altro. Per la prima volta un cinese non si presentava come il solito stereotipo dell'ometto sottomesso e servile. C'era per la prima volta un superuomo, un eroe. E così molti giudicavano Bruce Lee un presuntuoso, un intrigante. Ancora oggi, per molti membri della comunità cinese più tradizionalista, Bruce è un personaggio da tenere a distanza, più che un esempio da imitare. Sono passati più di 20 anni dalla sua morte, ed è ancora una leggenda. La gente vuole ancora sentirne parlare. Ecco il perché di questo documentario. Perché la gente è ancora interessata a Bruce Lee. E questo è rarissimo, non ci sono molti individui che vengono ricordati per anni e anni dopo la loro morte. Elvis Presley, James Dean e pochi altri. Era completo in tutto e per tutto. Non vedo come potesse, come potesse migliorare ulteriormente il suo fisico. Era meglio di chiunque esteriormente, ma aveva quella fissa di esplorarsi all'interno. Forse è ciò che sta facendo adesso, non lo so. Ma quello è un viaggio esoterico, un viaggio alla scoperta di se stessi, delle relazioni. Ed è un viaggio scientifico, esoterico, straordinario e fantastico. Bruce lo aveva realizzato quasi tutto. Sì, quasi tutto.27 novembre 1940, l'anno del dragone. Lee Oi-chun, una star dell'opera cinese, è in tournée a San Francisco. Sua moglie Grace dà alla luce il loro terzo figlio. Il suo nome è Lee Ju-fong. Un'infermiera mette sul suo certificato di nascita un nome americano, Bruce Lee. Mio padre iniziò come attore tuttofare perché era giovane. Poi quando Bruce diventò più grande e lui si invecchiò, diventò un comico. Mio padre in effetti era un divo dell'opera comica cinese ai suoi tempi.
Quando nacque Bruce, anzi circa 3 settimane dopo la sua nascita, mio padre gli fece fare una comparsata in un film, negli Stati Uniti, ma in un film cinese. Quando mio padre recitava a Hong Kong e in Cina, Bruce era ancora piccolo e stava sempre sul set o sul palco con lui quando facevano le prove. Quindi Bruce cominciò a imparare e imparava alla svelta. In casa mio padre era un cinese molto tradizionale. Restava costantemente nel suo studio. Se gli si voleva parlare, si doveva bussare alla porta. Lui diceva avanti, poi gli si poteva parlare. Era come l'imperatore di casa. Suo padre masticava oppio. Sì, era un masticatore di oppio. Prendeva il suo oppio, la sua pipa, ogni giorno, per tutto il periodo in cui fece il comico. I cinesi, quelli della classe dirigente, tutti quanti, anche i persiani, immagino, molti altri dei... Sì, insomma, dove viene coltivato l'oppio, ne fumano una pipa al giorno. A 18 anni, Lee era già apparso in più di 20 lungometraggi. Nel film L'Orfano aveva la parte di un adolescente afflitto, un ruolo in cui si riflettevano i suoi turbamenti adolescenziali. Ecco un raro spezzone in cui vediamo Bruce Lee nel ruolo di un monello. You want some more? I took your shoe shine box to get you here for a square off. Now you know I mean business. Cosa spinge Bruce a interessarsi alle arti marziali? Per anni osserva suo padre mentre pratica il Tai Chi Chuan, ma non si appassiona fino a quando non viene picchiato in una rissa. Chiede a Ip Man, il capo del clan Di Chung, di insegnargli l'autodifesa. Lee mostra molta attitudine e inizia ad allenarsi seriamente. Il Bruce che conoscevo io, da bambino, era una persona che si concentrava molto poco. Ma dopo aver iniziato a imparare le arti marziali a 14 anni, la sua concentrazione si sviluppò. Purtroppo lui era attratto più dalle arti marziali che dagli studi. Si allenava a Wing Chun, uno stile molto simile allo street fighting, cioè alla rissa. Era coinvolto in almeno un paio di risse al giorno. Bruce si vestiva nel modo tradizionale cinese e non era che un ragazzino, insomma un adolescente, e la gente ovviamente lo fissava. E quando la gente cominciava a fissarlo, Bruce diceva: perché mi fissate? Ho qualcosa che non va. Le risse a cui assistette a Hong Kong influenzarono molto la sua etica e la sua concezione delle arti marziali. All'inizio non era che un teppistello cinese sulle strade di Hong Kong. Avrebbe potuto continuare così, la sua famiglia non lo permise, per fortuna. Ma c'era questo rischio. Sfortunatamente i combattimenti erano illegali a Hong Kong e Bruce veniva da una famiglia piuttosto importante. I suoi genitori temevano che disonorasse la famiglia con i guai in cui si cacciava. Così decisero che era giunto il momento di allontanarlo da Hong Kong e lo spedirono qui in America, da Ruby Cho, un amico di famiglia. Ricordo che mio padre disse: ora tutto quello che ha sono $100 in tasca e spero che ce la faccia. Bruce's mother and father made arrangements for Bruce to come to Seattle to live in. La madre e il padre mandarono Bruce a vivere e studiare a Seattle. Doveva finire la scuola superiore. E mentre viveva con la mia famiglia, lavorava nel ristorante. All'inizio, come tutto fare, cameriere. Ma non gli si addiceva granché, specialmente perché lui proveniva da un ceto sociale più abituato ad essere servito che a servire. Pur di lasciare il ristorante, Lee apre una scuola di Kung Fu e si fa pagare le lezioni, una pratica insolita tra gli asiatici. Battezza il suo stile con il suo nome cinese, Jun Fong. Il gruppo iniziale era praticamente formato da teppisti di strada. Ho fatto pugilato e lotta libera. E ho partecipato a molte risse. E quell'articolo parlava di cose che conoscevo bene. Voleva fondere il Kung Fu con una forma di concezione filosofica. Quindi leggeva molti libri, cercava di scoprire tutto il possibile sui vecchi stili.
Ma dopo un po' si ricredette. Cominciò a sospettare che le risposte non erano da cercare nel passato. Beh, il primo gruppo era... sembrava le Nazioni Unite. C'erano dei giapponesi, dei cinesi, dei neri, dei bianchi, degli ispanici. A lui non importava nulla di questa cosa. Nel 64 Lee sposa una sua allieva, Linda Emery, e si trasferisce a Oakland, in California. A Oakland, alla comunità cinese delle arti marziali, erano scontenti di lui, col pretesto che insegnava agli stranieri. Era un giro molto chiuso, i cinesi insegnano solo ai cinesi e era molto furtivo il modo in cui facevano le cose. I cinesi a quei tempi non avrebbero mai insegnato ad un altro orientale perché volevano che le arti marziali restassero loro appannaggio. Ma Bruce, dato che era stato educato all'occidentale, non la vedeva in quel modo. Lui riteneva che tutti avessero il diritto di imparare. Una volta mi disse sarcasticamente: «Pensi che i cinesi siano gli unici ad essere virtuosi, ad avere un alto senso morale? Vuoi dire che le altre razze sono immorali?» E poi aggiunse: «Che stronzata». Fui molto felice di scoprire in lui un cinese di larghe vedute. Lee critica apertamente le forme più tradizionali del Kung Fu, definendo negli stili un classico casino, e sostiene: «Per me il 99% delle tecniche orientali di difesa personale è tutto fumo. È bello da vedere, ma non funziona». La comunità cinese delle arti marziali è furibonda e invia uno sfidante nella speranza di screditare Lee. Arrivò alla scuola di Bruce Lee a Chinatown, Oakland, e disse: «Sono stato mandato dalla comunità cinese di Kung Fu». E poi aggiunse: «Devi chiudere la tua scuola, perché noi non vogliamo che tu insegni ai non cinesi». E Bruce rispose: «Io insegnerò a chi mi pare piace». Alla fine si accordarono. Il cinese disse: «Se mi batti, allora potrai insegnare ai non cinesi, ma se io batto te, dovrai chiudere la scuola». Lee sceglie di lottare nel tradizionale stile Wing Chun, ma riesce a malapena a battere il suo avversario. Nell'incontro lui si rese conto di due cose importanti. Primo, che fisicamente non era al massimo, in termini cardiovascolari e così via. E secondo, che il suo arsenale era molto limitato. Lee inizia a sviluppare un nuovo stile di arti marziali che chiama Jeet Kune Do, che impegna la mente, il corpo e lo spirito. Anche l'acqua è inconsistente, nel senso che non la si può immobilizzare, non la si può prendere a pugni e farle del male. È a questo che deve tendere ogni combattente di Kung Fu, a essere morbido come l'acqua, flessibile, adattabile all'avversario. Questa è la posizione della gru. Un pugno karate è come una sbarra di ferro. Un pugno kung fu è come una catena di ferro, con una palla di ferro all'estremità. Fa male fuori e dentro. C'è il lavoro delle dita, delle mani, del bacino e naturalmente il lavoro delle gambe. Nel 1964 a mio padre venne l'idea di creare un torneo internazionale di karate per radunare gruppi di atleti, grossi gruppi di atleti da tutto il mondo, per gareggiare in un tipo di competizione adatto a mettere in risalto i loro diversi stili.
E pensava che sarebbe stata un'ottima occasione per mettere in mostra questo ragazzo di Oakland. E il suo nome era Bruce Lee. In questo raro filmato, Lee dimostra la sua notevole agilità. Eccolo di nuovo al rallentatore. Ricordo che mio padre diceva spesso che, a parità di peso, lui era il miglior combattente che avesse mai visto. Si restava ipnotizzati dalla velocità, dall'agilità e dall'efficacia che Bruce dimostrava. La sua presenza, il suo senso dell'umorismo, la sua fiducia in se stesso bucavano lo schermo. William Dozier rimane abbagliato da lì ai campionati internazionali di karate e lo scrittura per la parte di Kado in The Green Hornet. Credo che tutti i membri della comunità delle arti marziali, senza eccezioni, fossero dei grandi fan di The Green Hornet, semplicemente grazie a Bruce. The Green Hornet si interrompe dopo una sola stagione, ma la serie ha reso famoso Bruce nel mondo delle arti marziali. Quello che rendeva Bruce davvero unico era il fatto che imparava da tutti. Non lo insuperbiva il fatto che la sua fosse la più completa tecnica di arti marziali. Lui voleva imparare da tutti. A quei tempi io ero famoso per i miei calci. Quando iniziammo ad allenarci insieme, vidi che lo stile Jeet Kune Do tendeva al calcio sotto la cintola. E quella era la sua filosofia, calciare sotto la cintola, mai alzare i calci sopra la cintola. E io dissi, beh, è vero sotto molti aspetti, ma è bello essere in grado di calciare ovunque. E mentre ci allenavamo, la sua filosofia cambiò e lui iniziò a calciare più in alto, sempre più in alto. Studiava ogni pugile. Poteva imitare campioni come Walcott, Jersey Joe Walcott. Riusciva ad imitare anche Muhammad Ali, che gli piaceva moltissimo per la sua leggerezza di piede. Bruce e io parlavamo di Muhammad Ali e Bruce sosteneva che la velocità delle sue mani e dei suoi piedi lo rendeva migliore di Ali. Considerato che questi pesava 110 kg e passa. Era la mentalità asiatica la ragione dell'apertura di Bruce alle più diverse filosofie di vita. E questo si sentiva anche nella sua arte. Il Jeet Kune Do è eclettico. Non è uno stile asiatico, ma americano. È una combinazione di molti stili diversi di combattimento e penso che sia prettamente americano, anche se ispirato alle tecniche asiatiche. La traduzione di Jeet Kune Do sarebbe il metodo del pugno intercettatore. Jeet significa intercettare o bloccare, Kun significa del pugno, Do significa il metodo. Era questo il suo insegnamento. Bisogna scavare nelle proprie esperienze. Bisogna davvero assorbire ciò che è vantaggioso e scartare ciò che non lo è, ma non prima di aver meditato a fondo. Non avevo avuto nessun tipo di insegnamento sulle arti marziali prima di conoscere Bruce, a parte un po' di pugilato che mi aveva insegnato mio padre. Quindi non avevo preconcetti. Ero pronto ad imparare qualunque cosa, a patto che fosse efficace. E tutto ciò che Bruce mi insegnò era più che efficace. Non ho mai visto nessuno a parità di peso che fosse più forte di lui. Lui faceva le flessioni su due dita e io non ci riesco su quattro. Riesco a fare 1000 flessioni sui pugni, ma non ci riesco su due dita. Era alto 1,68 e la sua estensione era quella di uno alto 1,80. Aveva delle braccia molto lunghe per la sua altezza. Alle sue incredibili capacità atletiche, al senso dell'equilibrio, alla velocità delle mani e dei piedi, aggiungeva una grande coordinazione occhio-mano, un tempismo perfetto. Il tutto guidato da una volontà e da un istinto fuori del comune. Era capace di dire, sì, sono arrogante, ma me lo posso permettere. E in effetti aveva una certa arroganza. L'arroganza che secondo me tutti gli americani si portano dentro. Era probabilmente la persona più dinamica che abbia mai conosciuto in vita mia. Cioè, poteva andare da 0 a 200 km/h in un batter d'occhio. Pam! Ed era sparito.
Con me fece la stessa cosa. Sferrava un pugno da 3 centimetri. Raddrizzava il braccio, così, te lo premeva contro il torace, e poi con una strana tecnica, che non sono mai riuscito a carpirgli, ti faceva volare 2 metri all'indietro. Io finii contro il muro, scivolai a terra e pensai, cosa diavolo mi è successo? Come diavolo ho fatto a volare 2 metri all'indietro, colpire il muro, scivolare e cadere a terra? Sono medaglia d'oro di judo ai giochi panamericani. Come può essere accaduto a me? Ci stavamo allenando. Io avevo un grosso sacco appeso fuori in veranda. Uno di quei grossi sacchi per allenarsi a placcare. L'avevo messo lì per allenarmi a calciare lateralmente in corsa. E quando ci allenavamo sempre su questa veranda. Ecco, un giorno stavo cercando di far ondeggiare quel coso avanti e indietro, quando lui disse no, fai così. E diede un colpo micidiale con un calcio laterale in corsa e bam! Il sacco si disintegrò e tutto quello che c'era dentro, vecchi stracci e cose così, tutto volò sparso per tutto il giardino. Mi rifiutavo di salire sul ring con lui. Mi rifiutavo. Cioè, era così rapido e così efficace, soprattutto per la potenza dei suoi pugni. E sapevo che chiunque venisse colpito dal suo pugno avrebbe perso i sensi. Negli anni 60, dopo The Green Hornet, improvvisamente tutto finì praticamente nel nulla. Lui ci rimase molto male, perché ce l'aveva messa tutta, sapendo di avere il carisma, l'atteggiamento, insomma tutto, di avere il talento per andare avanti. In seguito all'interruzione di The Green Hornet, la carriera di Lee ebbe una battuta d'arresto. Così aprì una scuola di Jeet Kune Do a Los Angeles. La sua reputazione attirò una quantità di allievi celebri, tra i quali Kareem Abdul-Jabbar, James Coburn, James Garner e Steve McQueen. Tra quelli del cinema preferiva Coburn e McQueen. Detto questo, non è che Franciscus non gli piacesse, ma preferiva McQueen perché McQueen era fisico. Lui sapeva andare in moto e guidare le macchine. E gli piaceva James Coburn perché James, diceva, era un filosofo e capiva. E diceva, se potessi mettere insieme quei due, ne verrebbe fuori un combattente niente male. Competitivo. Steve era l'uomo più competitivo che avessi mai conosciuto in vita mia. Steve voleva ciò che aveva Bruce. Bruce voleva ciò che aveva Steve. Steve era il numero uno al botteghino, era una star. Ma Bruce era un fuoriclasse delle arti marziali e Steve voleva anche quel primato. Era un'ossessione. Intanto Bruce voleva diventare il numero uno al botteghino. E così si impicciavano sempre l'uno dell'altro, stavano sempre a scherzare. Voleva raggiungere quel traguardo, fare più soldi di Steve McQueen. E gli dava fastidio il fatto che Steve facesse più soldi di lui. Nel 67 Bruce e Linda hanno già 2 bambini, Brandon e Shannon. La vicinanza di Linda è di grande conforto per Lee in quel difficile momento. Linda era un'ottima combinazione tra una sposa orientale e una occidentale. Capiva Bruce da una prospettiva che probabilmente nessuno di noi ha mai avuto. Io vedevo Linda come la sua ancora. Lei era sempre presente e rendeva la casa un vero rifugio. Linda lo rilassava, lo capiva. E la combinazione tra i due funzionava. Credo che Bruce avesse difficoltà a fidarsi del prossimo, ma di Linda si fidava ciecamente. E penso che fosse proprio questo a legarli così tanto. Bruce avvertiva pesantemente i pregiudizi razziali di Hollywood. Dovette superare 1000 ostacoli per imporsi come protagonista di un film d'azione che non fosse cinese. Tutto era contro di lui.
Non ci sono dubbi sul fatto che veniva discriminato. Doveva superare dei grossi pregiudizi a Hollywood. Il suo talento non era sufficiente. Si sentiva ripetere, oggi non ci servono cinesi. E non capivano di avere tra le mani un genio pieno di iniziativa e creatività. Quindi Bruce era molto sconsolato. Diceva, io faccio quello che so fare. E in teoria è questo che vogliono i produttori e i registi. Ma allora perché mi scartano? Era veramente avvilito. E posso capire perché. Bruce usò le arti marziali come trampolino per la carriera cinematografica. Sapeva dove voleva arrivare come attore e cercò di sfondare negli Stati Uniti. Fece il provino per quella serie TV, The Green Hornet. Poi fece il provino per la serie Kung Fu. Ma scelsero David Carradine invece di Bruce, cosa che lo fece arrabbiare molto. Io penso che Bruce fosse troppo per la televisione. Voglio dire, era più grande della televisione. Allora gli dissi, senti amico, vai nel sud-est asiatico e fai quei film asiatici per un po'. Ti faranno diventare una stella. Se resti qui ti faranno fare solo televisione e questo ti consumerebbe all'infinito. Non faresti altro che ripeterti di continuo. Tutta la tua tecnica buttata al vento. Ti consumerebbe. E poi tu sai recitare. Prendi la tua tecnica di attore, vai là e combina qualcosa. Andò a Hong Kong a girare Il furore della Cina colpisce ancora. Ormai gli scarsi progressi fatti a Hollywood lo avevano amareggiato. Lo considerava un nuovo punto di partenza. Quello era il suo scopo, andare a Hong Kong, diventare famoso laggiù per poi tornare negli Stati Uniti e diventare famoso anche qui. La Golden Harvest lo scrittura per due film a Hong Kong. Poco propensi a rischiare un intero film su lì, gli affidano un ruolo di spalla né Il furore della Cina colpisce ancora. La prima scena filmata è un'imponente sequenza di lotta in una fabbrica di ghiaccio. La presenza di Lee sullo schermo è elettrizzante. I produttori riscrivono la sua parte e ne fanno il protagonista del film. Ed è sul set de Il furore della Cina colpisce ancora che Bruce inizia a mettere a frutto le sue idee, interessandosi a tutti gli aspetti della creazione di un film. A Hong Kong, Bruce diventò famosissimo, un po' come i Beatles, che sfondarono in Estremo Oriente in un batter d'occhio. Bruce diventò una star molto in fretta e dopo qualche mese dal suo primo film, ne sentimmo parlare anche io e mia madre che eravamo rimasti in America e andammo a vederlo. Al cinema fummo sorpresi di vedere la platea piena di bianchi, africani, afroamericani, ispanici, un po' di tutto. E ogni volta che Bruce picchiava o stendeva qualcuno, cominciavano tutti a urlare, così, vai così, fratello, e cose del genere. Eravamo così sorpresi, eravamo così contenti per lui. Sembrava di andare in giro con Elvis Presley e lo stesso a Hong Kong. Bruce era praticamente assediato dai fan. Gli saltavano addosso dovunque andasse. Non poteva fermarsi in nessun posto. Doveva muoversi in continuazione. La stampa battezza Bruce Lee il re del Kung Fu. Dopo Il furore della Cina colpisce ancora, viene universalmente considerato l'uomo più forte del mondo. Il successo di Bruce Lee riduce Bob Baker a ruoli di guardia del corpo. Dalla Cina con furore, il film successivo di Lee,
polverizza tutti i record di incasso del sud-est asiatico. A Singapore le proiezioni vengono annullate a causa dei paurosi ingorghi stradali che si formano attorno ai cinema. In Cina la gente comune, quella più lontana dal potere, adorava Bruce, perché era la prova vivente che è possibile ribellarsi ai prepotenti. Questo è un tema molto caro alla cultura cinese e Bruce l'aveva messo in evidenza per i suoi conterranei. Nonostante le tenaci resistenze dell'ambiente cinematografico di Hong Kong, Lee esige ed ottiene il controllo totale del suo film successivo. Così produce, scrive, dirige e interpreta L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Le scene di lotta ne L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente erano il primo tentativo di Bruce di fare ciò che sognava in termini coreografici. Non aveva mai avuto tanta libertà, tempo e denaro per poter fare veramente ciò che voleva. Ma quando arrivai sul set mi resi conto che quest'uomo possedeva qualcosa che non avevo notato prima. Aveva davvero studiato teatro e recitazione e conosceva perfettamente la cinepresa. Era un uomo pieno di qualità. E tutto questo diede vita a una scena di lotta di notevole intensità. Sapeva come far risaltare sullo schermo tutto ciò che lui e gli altri avevano da dare. Girammo la scena del nostro combattimento nel L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente nel Colosseo a Roma. Bruce e io ci eravamo allenati insieme per 3 anni, quindi ci conoscevamo più che bene. Allora decidemmo la coreografia verbalmente e nel giro di 3 giorni facemmo la scena. In soli 3 giorni girammo l'intera scena. Fu una bella esperienza. Bruce riuscì a ricostruire alla perfezione un duello fra gladiatori della Roma antica. L'originale miscela di azione e umorismo di Bruce rendono L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente il suo film di maggiore successo. A mandare i fan in delirio sono le sue mosse dinamiche e un'arma fino ad allora misteriosa, i micidiali nunchaku. Bruce stava lasciando il mondo delle arti marziali per entrare nella produzione cinematografica. Era un mondo diverso, del tutto sconosciuto per lui, ma imparò rapidamente come comportarsi. Inoltre vedeva l'opportunità di non essere più identificato solo come campione delle arti marziali. Ma nello stesso tempo cominciò a maturare una specie di ossessione. Man mano che diventava famoso, temeva che gli altri gli si mostrassero amici solo per interesse. Comunque era consapevole di avere un talento unico nelle arti marziali. Non aveva visto nessun altro fare ciò che lui riusciva a fare. E piano piano cominciò ad accarezzare l'idea di rivoluzionare l'industria cinematografica di Hong Kong, il che gli procurò non poche inimicizie. Non era più un generico da $100 alla settimana. Bruce Lee cominciava ad essere una vera minaccia per i suoi rivali. La personalità di Bruce era diversa quando si trovava in patria, senza tanti stranieri con cui dover trattare come in America, specialmente quelli che avevano potere ad Hollywood. La sua personalità era quella di un prepotente. Lui aggrediva, dava ordini, minacciava. Era di un'arroganza insopportabile. Penso che recitasse di continuo la parte dell'uomo forte per far colpo sugli altri. E in effetti nessuno pensò mai che fosse una mezza cartuccia, o un debole, o un vigliacco. Al contrario. Ma alla fine un uomo, per quanto forte, è sempre un uomo.
E se non ha attorno a sé una banda di gorilla come Elvis Presley, con le pistole sotto la giacca, è vulnerabile. È una mia congettura, ma credo che avesse nostalgia dell'America. Lo penso dato che diceva sempre di essere stato bene in America. E a Hong Kong non era sicuro di chi fosse veramente suo amico, quindi aveva nostalgia, gli mancavano molte cose. E per esempio, la domenica, quando ero in America, soleva raggiungermi dove insegnavo, a Chinatown, e si metteva a insegnare con me. E penso che questo a Hong Kong gli mancasse. Gli chiesi, hai istruito qualcuno a Hong Kong? Lui rispose, non ne ho il tempo con tutto il lavoro del cinema. Non ho tempo, ne ho appena per tenermi in allenamento, ma allenare altri. E penso che gli mancasse, perché a lui piaceva dividere le sue conoscenze con gli altri. Era strano osservarlo durante quel periodo, perché non lo avevo mai visto comportarsi così. Ecco perché pensavo che fosse paranoico. Eppure c'era un altro aspetto, un lato allegro in Bruce che avevo sempre apprezzato qui in America, ma che all'improvviso sembrava essersi dissolto. Bisogna tornare indietro e ricordarsi che tipo di uomo era Bruce. Se non gli piaceva il tuo metodo, te lo diceva. E non importava se si trovava in TV o in cima all'Empire State Building. Lui diceva ciò che pensava e spesso litigava. Specialmente in Oriente le arti marziali vengono prese molto sul serio, tanto quanto un prete prende sul serio la sua religione. Le arti marziali rappresentano in Asia un caposaldo della tradizione e si sono sviluppate attraverso i secoli. Poi spunta fuori Bruce Lee e dice, prenderò un pezzetto di questa usanza e un pezzetto di quella e li mischierò con un po' di kickboxing thailandese e con un po' di pugilato americano e utilizzerò questo e quello, accorcerò i gesti, farò questo e quest'altro e chiamerò il tutto Jeet Kune Do. E io ne so più di voi che avete studiato per migliaia di anni e centinaia di milioni di ragazzi in tutto il mondo seguiranno me. Beh, capirete, come dire a un cattolico, prenderò un pezzetto di cattolicesimo, un pezzetto di giudaismo e un po' di buddismo e inventerò la mia religione. Non è molto accettabile per gli ortodossi. Ormai Lee si sentiva onnipotente, il che lo portò ad esigere da se stesso sempre di più. Quando un medico lo ammonì a non pretendere troppo dal proprio fisico, Bruce gli obiettò. Il cervello può dominare qualunque cosa, anche il dolore più straziante. Non mi risulta che Bruce Lee fosse coinvolto con elementi della malavita. Ma conosco Hong Kong abbastanza bene da sapere che sarebbe piuttosto difficile starne lontani. Anche nel cinema americano la mafia ha fatto sentire spesso la sua presenza. Ed è difficile credere che laggiù non abbiano cercato di mettere le mani su una stella del suo calibro. C'erano le triadi, le organizzazioni della mafia cinese che avvicinavano Bruce e gli dicevano, tu ti metti con noi, ogni tanto ti chiederemo di fare qualcosa. Vogliamo riciclare un po' di soldi in certi progetti. Ma Bruce rifiutava regolarmente. Era diventato molto sicuro di sé. Anzi, per dirla tutta, era tremendamente borioso. Certo, era sempre gentile, ma era consapevole del proprio valore e poco incline alla tolleranza. Ormai aveva tutto e a certa gente non andava giù. Bruce non era timido, aveva la lingua sciolta e diceva sempre quel che pensava. Quindi offese alcune persone, e in particolare nel mondo del giornalismo. Col passare del tempo gli amici diminuivano e i fan aumentavano. E questo lo disorientava, perché l'atteggiamento di molti suoi amici cominciava ad avere qualcosa di strano. Il suo successo, anziché cambiare lui, aveva cambiato loro. Lo amareggiava anche sentirsi usato, vedere che c'era chi approfittava della sua vicinanza. Credo proprio che avesse fatto arrabbiare un po' di gente, andando ad Hong Kong e diventando così famoso. Oltretutto, non si può dire che fosse un campione di modestia. Era più che famoso e non esitava a rammentarlo a chiunque lo sfidasse, nella vita o in TV. Aveva molti conflitti con le lobby locali. Posso dirlo per esperienza, ho vissuto in Giappone per più di un anno e mezzo per la precisione. Conosco molte cose delle usanze asiatiche, è una razza molto antica e hanno un modo tutto loro di fartela pagare, cosa che molta gente non capisce.
Una volta raggiunto il successo, Bruce non ebbe più draghi da uccidere. Aveva ottenuto la fama che meritava e il plauso per il sostegno che dava alle arti marziali. Era ancora giovane, aveva sì e no 30 anni, ed era già una celebrità internazionale. Cominciò ad interrogarsi sul futuro e ricordo che una volta disse: «Forse mi devo ritirare perché non posso continuare a fare centro in eterno». Nell'ultimo combattimento di Chen, Lee si finge morto per salvare la fidanzata dai gangster. La scena era concepita così. C'era una pagoda di 5 piani. Il primo piano era sorvegliato da 50 karateki e lui riusciva a metterli fuori combattimento. Il secondo era sorvegliato da 5 lottatori kung fu, non ricordo di quale stile. Poi c'era il terzo, che prevedeva mosse tipo mantide religiosa o Wing Chun. E infine il quarto, dove se la vedeva con me. Se ben ricordo, mi esibivo in un'escrima e in un kali. L'ultimo piano era il piano dell'ignoto, ed era quello di Karim Jabbar. Era l'estate del 72. Bruce mi chiamò e mi chiese se volevo fare questo film. Avevo 3 settimane tra la fine della scuola e l'inizio degli allenamenti per il campionato NBA. Mi disse: vieni a girare con me. Ho parecchie scene pronte, il set è già stato costruito. Possiamo finire tutto nel giro di 10 giorni. E infatti furono sufficienti. Andai là e girammo. Non avevamo neanche accordi precisi per la paga. Girammo il film. Di quei dettagli ci saremmo occupati dopo. Per Bruce, l'ultimo combattimento di Chen è una specie di avventura filosofica in cui si riflette il suo gusto della perfezione. Lavora ossessivamente al suo quarto film, fisicamente impegnativo per 13 mesi. Perde peso e sembra non riposarsi mai. In pubblico si mostra sereno e rilassato, ma in privato diventa sempre più inquieto, nervoso e intollerante. Appena finito il suo primo film, Il furore della Cina colpisce ancora, Bruce me lo mandò. Dopo averlo visto, fissai una proiezione col presidente della Warner Bros. Gli dissi: perché non scriviamo un copione per questo artista? Sta andando forte. Faremo un sacco di soldi in Estremo Oriente, a Hong Kong e Taiwan. E così si decise di procedere. Fu scritto un copione,
e io andai a Hong Kong, dove fu stipulato un contratto tra la Golden Harvest e la Warner Bros. Ne nacque il film intitolato I tre dell'Operazione Drago. In alcuni momenti era stressante perché credo che Bruce fosse molto nervoso per il fatto di girare un film così importante. Era il suo primo film internazionale con un budget considerevole. E quindi era stressante vedere gli sforzi a cui si sottoponeva Bruce. Però era interessante osservare come Fred trattò Bruce e come lo trattarono Paul Heller e tutti gli altri. Era talmente nervoso che se ne voleva andare. Aveva paura di non riuscire bene. E per lui c'era molto in gioco. Era il suo primo ruolo da protagonista in un film internazionale. Un film tutto in inglese. E tutto pesava sulle sue spalle. Bruce era molto intelligente. Capiva tutto quello che ciò implicava. Quando il film iniziò, lui per un po' non si fece vedere. E per la prima settimana o due fu difficile trovarlo. Io stavo girando tutto meno che le scene con Bruce Lee. E intanto riferivo alla Warner Bros. Va tutto bene. Ma in realtà non avevo neanche una sua inquadratura da spedire in America. Si era fatto prendere dal panico. Nella prima scena che fece in studio, era così nervoso che tremava. Letteralmente. Girammo un'inquadratura in cui lui è seduto. E l'unica azione che gli chiedemmo in quel primo Chuck era di voltare un pochino la testa. E riuscimmo a girarla, anche se tra mille incertezze. Lavorammo sodo con Bruce. Sapeva esattamente cosa voleva. Ma col tempo diventò sempre più difficile e penso fosse a causa della sua inesauribile energia. Bruce non era mai stanco sul set. Lo vedevo lavorare senza sosta e sapeva esattamente quello che voleva quando si trattava dei combattimenti. Si allenava incessantemente. Sembrava non dormisse mai. Magari chiamava a mezzanotte o all'una del mattino dicendo: «Ehi, ho un'idea per una variazione sul copione. Vediamoci nel tal ristorante fra mezz'ora». Quindi non dormiva mai, ma sembrava non ne avesse bisogno. Tutti e cinque i film di Bruce erano film di Bruce Lee. Ci aveva messo il marchio sopra. Si era assicurato al 100% che tutte le scene di lotta, tutte le scene d'azione fossero state girate come voleva lui. Preparava le scene di lotta disegnando delle sagome. Le sapeva fare molto bene. Preparava l'intera coreografia della lotta usando le sagome. Molto facile da seguire. Aveva un'inventiva eccellente per le sequenze di lotta e per l'approccio alla lotta. Era meticoloso, voleva essere estremamente preciso. Per creare un'illusione nell'illusione, si costruisce un set con 8.000 specchi. L'idea è di filmare la violenta ma elegante azione di Bruce Lee al rallentatore, per dare alla scena una nuova dimensione. È molto difficile per il regista coordinare il movimento dell'attore tra gli specchi per nascondere tutti i possibili riflessi della cinepresa e delle luci. Ci vorranno ore di pianificazione prima che Robert Klaus e Bruce Lee possano iniziare. C'erano delle differenze incredibili tra girare un film a Hollywood e girarne uno a Hong Kong. Per esempio, affittavano la scenografia e ogni sera la rimandavano indietro. In altre parole, prendevano un divano e il giorno dopo tornavano con un divano diverso, di diverso colore. E io dicevo: «Dov'è finito il divano di ieri? Dobbiamo finire la scena». E loro dicevano: «Oh, l'hanno venduto». Ecco, quello era il genere di problemi. Per esempio, c'era una scena alla fine del film dove avevamo metà dei lottatori vestiti di bianco che lottavano contro gli altri vestiti di nero. E ci vollero un paio di giorni per girare quella scena. Arrivai presto al mattino e vidi che i completi bianchi non c'erano più. Chiesi: «Dove sono finiti i completi bianchi?» E il costumista cinese rispose: «Oh, erano molto sporchi, li abbiamo mandati in lavanderia». E gli dissi: «Beh, ne abbiamo bisogno.
E lui disse, sono in lavanderia. Salimmo sul camion e corremmo a riprenderli. Gli attori dovettero indossarli ancora bagnati. Oppure dovevamo filmare una barca. Arrivammo sul posto e il padrone ci disse, oggi non potete avere la barca. E io, ma ci eravamo messi d'accordo per oggi. E lui, no, oggi non potete usarla. Allora pensai che forse dovevo dargli più denaro, ma non era quello il problema. Lui era solo molto superstizioso e aggiunse, se volete che questo film sia un successo, oggi non usate la barca. E non ci fu verso di farlo ragionare. Girammo 8 volte per la precisione la scena con le bottiglie rotte. Ogni volta che si girava dovevo rompere delle bottiglie vere e Bruce mi aveva detto di tenere nelle due mani dei pezzi taglienti. Poi dovevo attaccarlo con la mano destra al pettorale destro. E le sue parole erano, vienimi addosso più veloce possibile. Durante il 6° chuck, Bruce alzò la mano destra, cominciò a farla roteare e si ferì col vetro. Freddy Weintraub mi chiamò e mi disse, dicono che Bruce ti vuole ammazzare. Tornai sul set, dopo che gli avevano medicato la mano, e girammo il resto della scena dove lui mi calcia di lato. E mi calciò talmente forte, mi fece volare all'indietro così forte che uno degli stuntman dietro di me, quando lo investii, si ruppe un braccio. Bob era pronto, ma al momento di girare, con ben 3 cineprese ad alta velocità, Bruce mandò Bob in orbita. Fece un volo di 10 metri, per poi atterrare rovinosamente. Eppure sapeva, si era preparato a ricevere il colpo e a pararlo. Quindi Bruce mi colpì forte. In quella scena dovevo fingere di barcollare, ma in effetti a Bruce sarebbe bastato darmi un calcio in faccia o sul collo e mi avrebbe finito. Ovviamente non lo fece. Quindi in realtà non c'erano problemi tra me e Bruce. Solo che mi sentii un verme allora e mi sento un verme anche oggi per il fatto che rimase ferito. Ma non era assolutamente una ferita grave. Fu solo uno sfortunato incidente. Il 14 febbraio 1972 il produttore Fred Weintraub scrive alla sua famiglia. Bruce Lee è stato fantastico. È un grandissimo lavoratore. Sempre puntuale, non dà mai problemi. Un vero dottor Jekyll e Mr. Hyde. Io sono diventato una canaglia. All'inizio ce la mettevo tutta per fare le cose alla maniera cinese. Adesso trovo che tutto funziona meglio se urlo come un'aquila. E al diavolo il metodo cinese. Il mio entusiasmo è dovuto anche all'antagonismo tra gli attori combattenti. Tutti si battono con tutti. Devo ammettere che Bruce è di gran lunga il più bravo. Oggi una comparsa lo ha sfidato, come nel vecchio West, e Bruce lo ha praticamente usato come uno straccio da pavimento. Veniva sfidato di continuo. I cinesi si avvicinavano a Bruce, battevano il piede per 3 volte e incrociavano le braccia. Era come una sfida, e a Bruce non pareva vero. Gli dicevo, Bruce, dobbiamo fare il film. E lui, aspetta, ci metto un attimo. Gli dava delle botte d'orbi e metteva lo sfidante KO. Gli dicevo, Bruce, senti, e se ti succede qualcosa? E lui, non preoccuparti, sto attento. Certo che li stendeva davvero. Lo sorvegliavo come un falco perché lo sfidavano di continuo. Bob Wall racconta una sfida a cui ha assistito. Quel tizio gli saltò davanti ed era più robusto di Bruce, era piuttosto grosso. Cominciarono a lottare e fu subito evidente che quello era molto bravo. Era veloce, era forte e assolutamente deciso a far male a Bruce. Bruce gli si scagliò addosso, lo tempestò di calci, lo picchiò di santa ragione, lo sbatté contro la base del muro dal quale lo aveva assalito, gli serrò le braccia e lo bloccò con le ginocchia e lo pestò fino a fargli sanguinare la faccia, in modo che quel tale capisse chi era il capo. E quando lo lasciò andare, era ridotto a uno straccio. Bruce non ci pensò più, se ne dimenticò in fretta. Non lo licenziò, non era vendicativo, ma gli fece capire molto chiaramente chi comandava. Tra tutte le difficoltà del set dei I Tre dell'Operazione Drago, ed erano tante, era sempre Linda che veniva da me e mi diceva, domani verrà. A un certo momento stavo quasi per lasciare Hong Kong, pensavo che il film non sarebbe mai andato avanti. Stavo per partire davvero, ma Linda mi chiamò e mi disse, Fred, andrà tutto bene. Linda era semplicemente favolosa, aveva un effetto rasserenante su Bruce ed era capace di farlo sentire a proprio agio anche sul lavoro. Perché Bruce era un perfezionista.
Voleva che tutto fosse perfetto. Bruce aveva difficoltà a fidarsi del prossimo, ma di Linda si fidava ciecamente. E penso che fosse proprio questo a dargli stabilità. La produzione dei I Tre dell'Operazione Drago finisce alla fine del marzo 73. Ormai sapeva che il film sarebbe stato un successo. Ordinò una Rolls Royce perché si sentiva sicuro. Non stavo più nella pelle, sapevo che sarebbe stato un successo, non c'era alcun dubbio. Infatti il mio commento con Bruce fu: hai fatto un miracolo, sarà una bomba. Ma lui era ancora teso quando me ne andai. Parlo dell'intensità che contrassegnò tutta la sua vita. La sua concentrazione diventò ancora maggiore con questo film. E penso che per lui fosse molto difficile rilassarsi. Voglio dire, era eccitato. Era eccitatissimo. Bruce attende con ansia la distribuzione dei I Tre dell'Operazione Drago, sicuro che farà di lui una superstar, e ritorna ad occuparsi dell'ultimo combattimento di Chen. La stampa di Hong Kong alimenta la sua fama descrivendolo come un lottatore dai poteri mistici. L'industria cinematografica di Hong Kong offre contratti miliardari a chiunque riesca a sconfiggere Bruce Lee. Era come un duello all'OK Corral nel vecchio West. Certuni gli si avvicinavano per strada e lo sfidavano. Gli si mettevano davanti e battevano il piede. E lui doveva accettare la sfida, cosa che faceva quasi sempre perché sapeva di essere migliore di loro. A volte li ignorava, se ne andava, ma spesso non poteva. E quei malcapitati se ne pentivano, perché erano incontri violenti. Bruce era il migliore in assoluto. Aveva una rapidità incredibile, una prontezza di riflessi che ritengo ineguagliabile. Una volta Bruce mi raccontò di un tale che oltrepassò il suo muro, entrò nel suo giardino e lo sfidò dicendo: fammi vedere quanto sei bravo. Bruce mi disse di non averci visto più. L'idea di un tale che arriva e viola l'intimità della mia casa e mi sfida. E disse che era talmente furibondo che gli diede il calcio più forte che avesse mai dato a nessuno in vita sua. Diventò come quei pistoleri del western che nessuno osava sfidare. Tutti ormai lo guardavano chiedendosi: potrei batterlo? 10 maggio 73. Lee perde i sensi e viene portato di corsa all'ospedale. In poche ore si riprende. Aveva ingerito della shish. La diagnosi parla di una possibile reazione allergica. La volta successiva che lo vidi era tornato da Hong Kong dopo aver avuto quel problema. Quella mezz'ora di buio lo spaventava, dato che mi aveva raccontato che una volta gli era già successo. Venne da me e mi chiese di consigliargli un medico. Così lo portai dal mio dottore, un cardiologo ed internista molto stimato. Dopo averlo visitato, mantenne il più stretto riserbo. Disse solo che aveva il corpo di un adolescente e che era incredibilmente in forma. Abitavo da lui da un paio di settimane e un giorno salì sulla bilancia e disse: guarda, peso 63 kg, non sono altro che muscoli e ossa e mi sento bene, mi sento forte. Disse: è incredibile, il medico mi ha detto che ho il corpo di un diciottenne. Era magro, ma era di ottimo umore. Stava al Beverly Hills Hotel e quando lo vidi era grigio, pallido e sembrava avesse perso 10 kg. Era magrissimo e si ripeteva di continuo. Mi aveva raccontato una cosa al telefono e quando arrivai da lui mi raccontò di nuovo la stessa cosa, come se avesse dimenticato di avermela già detta. Così quando lo vidi gli dissi: Dio mio, Bruce, cosa ti è successo? Il 19 luglio mi chiamò per dirmi: il mio film è tutto preparato, pronto a partire. Poi, il giorno dopo, 24 ore dopo, sentì alla radio che Bruce Lee era morto. Chiamai Linda immediatamente. È vero? E Linda disse: sì, Jun, è vero che se n'è andato. Una telefonata sconvolgente. Disse: Bruce è morto. Gli dissi: dai, amico, cosa stai dicendo? Gli ho parlato al telefono appena 2 giorni fa. E lui disse: è morto. È morto stamattina e su tutti i giornali. Ecco che
Se n'era andata tutta quell'energia. Una situazione irreale. Non era come un improvviso incidente o la scomparsa di un vecchio, questo uno se l'aspetta. Era come se una parte di energia avesse abbandonato il pianeta. Era difficile da credere. Era difficile credere che fosse morto. Pensavo fosse uno strano tipo di pubblicità. Una manovra per nascondere qualche errore. Fu devastante, specialmente perché era morta una persona considerata invincibile. E questo ti fa riflettere su tante cose. Il 20 luglio 73 Lee fa visita all'attrice Betty Timpei. Lamenta un mal di testa e decide di riposarsi un po'. Betty gli somministra una compressa di Equigesic. Quando due ore più tardi non riesce a svegliare Bruce, chiama il medico. Bruce viene portato all'ospedale dove giunge cadavere. Il funerale di Bruce Lee è il più grande mai celebrato ad Hong Kong. Cominciano a circolare voci inquietanti. Quello nella bara non sembrava Bruce. Sembrava più una maschera di Bruce Lee o un dipinto. Di certo non sembrava Bruce. Lo vidi nella bara prima della messa. Cedetti e piansi a dirotto. E credo sia stata la prima volta che piangevo per qualcuno. Non piansi neanche quando morì mio padre, ma quando morì Bruce, era come se ne fosse andata una parte di me. Quando arrivammo a Seattle, mia madre, io e mia sorella Phoebe, appena giunti alla camera ardente, vedemmo la bara aperta. Mia madre ci si aggrappò e non mollò più la presa. Cominciò a piangere, a urlare, gridare, e mentre noi cercavamo di portarla fuori di lì, lei crollò. Alla fine Linda dovette assumere un'infermiera che si prendesse cura di lei. Non poteva accettarlo e dalla morte di Bruce non si è più ripresa. Ogni volta che parliamo di Bruce le vengono le lacrime agli occhi. È terribile. Più di 100 giornali si scatenano a caccia di informazioni. Alle voci si aggiungono voci e pian piano i pettegolezzi si tramutano in fatti. I giornali cinesi amavano inventare ogni sorta di misteri e di intrighi. Sostenevano che i maestri Zen avevano usato delle pozioni segrete per distruggerlo. Non sembra, ma anche loro possono essere molto competitivi. Comunque Bruce era pronto a raccogliere la sfida. C'erano infinite voci sulla shish nello stomaco. Era morto per overdose o si trattava di qualche altra malattia misteriosa? O forse qualcuno in Oriente produceva una droga sconosciuta al mondo occidentale e gliel'aveva iniettata. C'era anche l'improbabile teoria che qualcuno gli si fosse avvicinato e avesse messo in pratica un segreto tocco della morte conosciuto solo da pochi eletti. Cominciai a veder chiaro in tutta questa storia quando incontrai un prete anabattista, che era medico personale di Bruce Lee. Secondo lui, la causa della morte di Bruce Lee era un'allergia alla shish. E quando lo fumava, il suo cervello si gonfiava e faceva pressione contro il cranio. Gli avevano appena salvata la vita. Ma questa volta era nell'appartamento di una donna con cui avevo una relazione e dove nessuno avrebbe potuto raggiungerlo in tempo. Sono convinto che è stato assassinato, ne sono sempre stato persuaso. Anche al momento della sua morte ricordo che ci furono polemiche furiose. Era stato ucciso da altri cinesi? Magari dalla mafia? O da qualche gruppo di combattenti invidiosi della sua fama? Negli ultimi mesi della sua vita divenne così inquieto emotivamente, nel lavoro come nella vita privata, che iniziò a perdere il controllo di se stesso, finché scoprì che la shish aveva un effetto calmante. Aveva tutta quell'energia, e quel tipo di energia va consumata, o finisce per consumare te. Forse è proprio questo che è successo a Bruce. Forse fu questa la causa della tragedia. Perché aveva quel modo di caricarsi di un'energia incredibile. Ma credo in definitiva che si lasciò andare fisicamente e questo gli costò la vita. Reperti anatomici di Lee furono esaminati da medici di Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda.
Il dottor Lisette di Hong Kong disse che non vi erano lesioni visibili sul cranio di Bruce. Nessuno dei vasi sanguigni del cervello era bloccato o reciso, anche se aveva sofferto di edema cerebrale. Il dottor Tyer, docente di medicina legale all'Università di Londra con più di 90.000 autopsie al suo attivo, fu interpellato per esaminare la salma. Egli concluse che l'unica causa di morte possibile fosse l'ipersensibilità all'equigesic, per quanto inusuale e raro questo possa apparire. Il giurì d'inchiesta rese noto il verdetto: non morte accidentale, ma per negligenza colposa. Il 3 dell'operazione Drago viene distribuito 3 settimane e mezzo dopo la scomparsa di Bruce, che diventa così la prima star asiatica della storia. Nasce la leggenda di Bruce Lee. Ero con Linda al Grumman's Chinese per la prima dei 3 dell'operazione Drago. E Bruce era morto appena 3 settimane prima. Fu veramente uno dei momenti più difficili della mia vita. Ma in un certo senso lei era parte dell'arte di Bruce ed era parte di ciò che appariva sullo schermo. Ero felice che Linda fosse almeno lì a vedere quello che Bruce aveva fatto. Brandon Lee si muoveva all'ombra del padre. La pesante eredità lo indusse a rifiutare un ruolo importante nel film Dragon, la storia di Bruce Lee. I feel that I've gotten opportunities that I probably would not have gotten, or at least in a different fashion would have gotten. Ritengo di avere avuto delle opportunità che probabilmente non avrei mai avuto, o perlomeno in maniera diversa, se non fossi stato suo figlio. E gli sono molto grato di questo. Ma per quanto riguarda seguire le sue orme, se mi piacerebbe raggiungere lo stesso livello di perfezione che raggiunse lui, non desidero altro. Ma questo non significa che vorrei imitarlo esteriormente. L'imitazione è insignificante. Non è una buona cosa. Inoltre siamo 2 persone diverse, cioè siamo cresciuti in circostanze molto diverse, in paesi diversi, parlando lingue diverse, leggendo libri diversi, frequentando donne diverse, facendo tutto in modo diverso. Il 31 marzo 1993, Brandon Lee fu ucciso sul set del film The Crow a Wilmington, North Carolina. Fulminato da una calibro 44 che avrebbe dovuto essere caricata a salve. Anche nella morte, Brandon non si sottrasse al destino tracciato dal padre. Esattamente 4 settimane fa, lo spirito del padre che scintillava così brillantemente tramite il figlio è stato tragicamente estinto. Oggi sento di rappresentare Bruce e se lui ora fosse qui vorrebbe dire alla comunità cinematografica che questo non deve accadere mai più. Quindi chiedo una decisa presa di posizione da parte della comunità, sia individualmente che collettivamente. Chiedo che le norme di sicurezza sui set non portino più alle tragiche negligenze che hanno troncato la vita di mio figlio. Dico queste cose a nome del padre di Brandon e mio personale, a nome di sua sorella Shannon e della sua fidanzata Eliza e di tutti i parenti e amici di Bruce e Brandon Lee. Ci aspettiamo che una giovane vita non sia stata sprecata per niente. Brandon era davvero un pezzo di pane. Era un ragazzo meraviglioso. Lo conoscevo bene, aveva la stessa età di mio figlio. Quando cominciò a diventare grande, Linda lo portò da noi. Lui voleva fare l'attore. Voleva seriamente diventare attore. Ma Linda fece in modo che lo convincessi ad andare al college, cosa che stavo già facendo con mio figlio.
Brandon era un vero gentiluomo. Il 2 maggio 93 sul New York Times si legge: sia il padre che il figlio si adoperarono per realizzare il sogno americano, ma la morte li rapì quando erano sulle ali del successo. Come James Dean e Marilyn Monroe, la cui prematura scomparsa lasciò il pubblico sgomento. L'immortalità di Bruce e Brandon Lee sembra inevitabile. I loro film simboleggiano la lusinga di una promessa non mantenuta. Entertainment Weekly scrisse: a poche ore dall'uccisione di Brandon iniziò a circolare una ridda di voci. Brandon Lee, si diceva, era stato assassinato dalle Triadi, le organizzazioni della mafia asiatica. Altri sottolineavano un'inquietante analogia tra l'uccisione di Lee e una scena dell'ultimo film di suo padre, L'ultimo combattimento di Chen, nella quale il personaggio di Bruce Lee, girando un film all'interno del film, viene colpito per errore da un proiettile vero. People's Magazine commentò: il figlio di Bruce Lee, Brandon, è stato colpito e ucciso mentre le cineprese giravano, dando luogo a voci su una maledizione di famiglia. Poco prima della sua morte, nel 73, Bruce Lee aveva comprato una casa in un quartiere di Hong Kong, chiamato Kowloon Tong, incorrendo, secondo la leggenda, nella collera dei demoni residenti nel circondario. Robert Lee raccontò a Inside Kung Fu: la nostra famiglia ritiene che Bruce sia stato assassinato. Attribuire la sua morte a una fatalità è assai poco plausibile. Il 28 aprile 93, 20 anni dopo la sua morte, sul Walk of Fame di Hollywood è stata aggiunta una stella per Bruce Lee. Bruce Lee era un uomo di grande intuito. Oggi viene onorato per il suo lavoro di cinema e televisione, ma lui aveva brillato anche in altri campi. Era un fervente studioso ed insegnante di filosofia ed arti marziali. Rispettava la tradizione, tuttavia non se ne lasciava condizionare, e così facendo ispirava altri a cercare e trovare le proprie potenzialità. Bruce Lee era anche un uomo d'azione. Una delle sue massime preferite era: conoscere non basta, si deve applicare. Con questo intendeva: è magnifico imparare, conoscere e sapere, ma senza applicazione diventa inutile. E aggiungeva: volere non basta, bisogna fare. Intendeva dire che desiderare qualcosa, sperare, sognare, non ha senso se non si fa nulla per realizzare i propri sogni. Jean-Claude Van Damme, ladies and gentlemen. Sono venuto qui per rendere omaggio a un uomo che amava follemente la vita. Ci rivedremo lassù, Bruce. Il lascito della filosofia e dell'arte di Bruce vive tuttora. Lo provano le frequenti riedizioni dei suoi film. I poster di Bruce campeggiano in ogni scuola di arti marziali del mondo. 20 anni dopo, l'eredità di Bruce Lee non si è esaurita. Penso che Bruce vedesse la vita come la vedo io, non nel senso della durata. Insomma, uno potrebbe vivere fino a 80 anni e non aver mai raggiunto un obiettivo. Invece, nel breve arco dei suoi 32 anni, Bruce ha realizzato tutto quello che voleva. Ma il mondo aveva perso un grand'uomo. Questa è la mia opinione. Non è giusto che muoiano persone come lui. Prematuramente, per di più, quando aveva ancora così tanto da dare alle arti marziali e all'umanità. Non credo che ci sarà mai un altro Bruce Lee, almeno non dotato di quel dono unico e irripetibile che lo contraddistinse. Il personaggio di Bruce Lee è entrato nella leggenda ed è destinato a vivere in eterno, amato dal pubblico di tutte le lingue e nazionalità. E questo perché non è più tra noi.
Quello che ci resta è la malinconia del suo ricordo, che ci portiamo dentro come un tesoro inestimabile. L'ho emulato molto nel modo in cui vivo la mia vita e in alcune cose che insegno ai miei ragazzi. Credo che aver studiato assieme a Bruce Lee e John Wooden allo stesso tempo mi colloca in una categoria più che unica e apprezzo molto ciò che ho imparato da entrambi quegli uomini straordinari. Ero stato nei campi di internamento per 5 anni. Quando ne uscii, non ero che un relitto. Avevo perso tutto il mio orgoglio e la mia dignità. Quando conobbi Bruce, mi disse che io valevo tanto quanto i miei simili, magari non più di loro, ma non di meno. Ovviamente all'inizio non gli credetti, ma allenandomi e abbinando la sua filosofia con l'esercizio fisico, mi restituì fiducia e ottimismo. Bruce incarnava l'entusiasmo, qualcosa che tutti potremmo avere se lo desiderassimo davvero. Rivedendo quella splendida scena con lui e Karim, in cui Karim è così grosso e lui guarda in su e gli si vede quella luce negli occhi, ebbene credo che quella luce sia ciò che tutti riconoscono come la possibilità di raggiungere la grandezza. Bruce Lee non diventerà mai vecchio. Sarà eternamente giovane.